Bentornati su Admirals. Eccoci qui, terzo appuntamento con la carriera del trader, dove andiamo a vedere la parte di chi opera sui mercati finanziari, chi opera sul mercato. Siamo sempre in compagnia di Andrea. Ciao Andrea. Ciao a tutti, ciao. Eccoci qua. Come al solito cederò la parola a lui direttamente, che sarà lui il principale oratore, ecco, che farà tutto lui nel video. Io interverrò pian piano, eventualmente, se abbiamo qualcosa da approfondire, qualche discorso che sarà interessante approfondire per un botta e risposta. E niente, poi ci vediamo dopo per la conclusione. La tua la parola, Andrea, e a dopo. Perfetto, partiamo. Allora, ciao a tutti, bentornati e grazie mille se siete rimasti fino a qui con me e avete visto le prime due lezioni. Lo apprezzo molto. Per chi crea contenuti è sempre bello vedere che sono apprezzati. Dunque, lezione 3. Chi opera sul mercato? In questa lezione andremo un pochettino ad esplorare quelli che sono, diciamo, i signori o comunque le figure che si siedono al tavolo della borsa. Detto questo, nella scorsa lezione abbiamo visto ed assimilato che un mercato non è niente di più che un insieme di ordini su un determinato contratto e sottostante. Questo qui, già visto nella scorsa lezione, no? I flussi di ordini, il mercato che è soltanto prezzo, informazione, cose così. Il motivo che spinge le persone a piazzare questi ordini è meramente un fattore psicosociale. Infatti, ogni partecipante al mercato tenderà sempre a voler soddisfare i propri bisogni spendendo la minor quantità di risorse possibili. Anche questo qua già spiegato, diciamo che ho fatto un breve riassunto per chi si fosse perso la lezione precedente, che comunque invito ad andarsi a vedere. Tuttavia, quando si parla di bisogni, non si può non fare riferimento agli interessi. Infatti, questi interessi, se nutriti da parte di un grande gruppo di persone, può muovere il prezzo nella direzione del valore percepito. Già come detto, no? La differenza tra prezzo e valore, se un gruppo di persone ha interesse, perché può esserci un interesse ad avere il prezzo di un determinato bene o servizio più alto o più basso. E appunto, se questo gruppo di persone più numeroso vuole o comunque vede, percepisce il valore discostato di molto dal prezzo, può essere che entrando tutti nella stessa direzione muovano il mercato verso quella direzione. I partecipanti di un determinato mercato vengono definiti come players, o almeno io li chiamo come players, voi chiamateli come preferiti. Diciamo che sostanzialmente quando si parla di trading o comunque di borsa, di mercato finanziario, dovete immaginarlo come un piccolo casinò. Qui adesso parto con una spiegazione breve breve. Allora, c'è il tavolo circolare, il casinò, ci sono tutti i giocatori, c'è il croupier e c'è l'omino delle fiche, quello che te le cambia, no? Quello che vai lì, dici quanto ti faccio? Guarda, dammi 500 o intagli da 20, così tu sei pronto a giocare. Ovviamente queste persone messe sul tavolo, sedute al tavolo del poker, hanno delle differenti chip. Magari qualcuno ha 100.000 euro, chi ce n'ha 1.000, chi ce n'ha 1.000.000. Il croupier, che è completamente neutrale, ok? Il croupier serve solamente a girare le carte, e l'omino che ti cambia le chip, anche lui è neutrale, però può comunque gioca un ruolo importante, perché senza di lui non ci sarebbero le chip. Okay, le chip con cui giocare, quindi anche lui è essenziale, così come il croupier che dà le carte e basta. Ecco. Quando ci si siede a questo tavolo del trading bisogna fare, immaginate una partita di poker, io spero che molti conoscano il poker, o comunque il poker, diciamo che il prezzo del piatto, cioè quanto vale il piatto, viene anche deciso da chi ha più fish. Se io ho tante fish, tu nei poker, io posso fare una puntata alta in modo da impaurirti, in modo da fare il bluff, che magari poi è vero o non è vero, magari si sta solamente fingendo che sia una mano più bella, così così. Porto questo esempio del poker perché? Perché molti diranno, ah, hai visto, anche sto pirla qua è ludopatico. Uno, è vero, sono ludopatico. Ma due, più importante, ci sono tantissime analogie tra il trading e il gioco d'azzardo. Molte persone pensano che il trading, essendo molto, molto, molto vicino al gioco d'azzardo, ok, alla scommessa, allora non ci si può guadagnare. In realtà bisognerebbe fare una netta differenza tra chi gioca d'azzardo e chi effettivamente costruisce un piano di investimento, un piano di trading, eccetera, eccetera, per farci dei soldi. Chi gioca d'azzardo
non gioca, fra virgolette, passatemi il termine, studiato, chi gioca d'azzardo va lì, ha il sentimento, adesso esce il rosso, boom, gioca i soldi, no? Esce il rosso la roulette e perde. Mentre chi magari vuole fare, ora porto la roulette come esempio banalissimo, chi magari vuole fare un piano di investimento, a contare quanti numeri è, quante volte esce il rosso, su quante estrazioni, qual è la fisica con cui ruota, perché è importante. Ho conosciuto anche qualcuno comunque che faceva i calcoli della fisica, che, con cui ruotava la pallina, e cercano di farci occhi, eccetera eccetera. Cioè, gioca d'azzardo e fare un piano di investimento di trading non sono differenti nel gioco in sé, sono differenti nell'approccio che si ha verso quel gioco, ok? Questo volevo semplicemente dirlo, perché vi porterò un altro esempio, questo sono sicuro che bene o male tutti ce l'hanno presente, quelli che investono nell'arte antica, no? I restauratori o quelli che comprano oggetti antichi e vintage, lo comprano a 2000 una sedia, la ristrutturano un po', la lavorano, ci sono anche tanti programmi al giorno d'oggi su D-Max e altre piattaforme televisive simili, e poi se le rivendono. Ma c'è quello che è, fra virgolette, ripeto, passatemi un po' il termine, studiato, che si va a studiare, arriva e dice, ah, questa sedia qua è del 1700, posso farci X soldi, allora mi conviene vestirci, più di così non te la posso pagare, il tipo di lavoro da fare è questo qua, e quello è una persona che approccia in una maniera, fra virgolette, professionale, e c'è quello che arriva e dice, bella sta sedia, compriamola, vendiamo un po', poi vanno a farsela valutare, oh, hai visto, costava di più, oppure vanno a farsela valutare, ah, ma guarda che false, ah, ma fregato, bim bum bam. Ecco, non cambia lo sport, non cambia il gioco, cambia l'approccio, ok? Questo è importante ribadirlo, perché molta gente dice, ah, non fare trading giocando d'azzardo. Calma, il trading è una scommessa comunque, sempre. Qualcosa dove io metto dei soldi, certi, dove posso andare incontro ad una perdita certa, stabilita a monte, con un ricavo incerto, in un ambiente fortemente rettato da eventi aleatori, quindi che è molto difficile prevedere con largo anticipo e con precisione, quello è comunque considerato scommettere, ok? Comunque andiamo avanti, scusate se ho fatto il pippone, ma voglio che vi sia ben chiaro che quando sedete al tavolo ci sono diverse persone con diversi soldi a disposizione che possono muovere, fra virgolette, il prezzo dove lo vedono meglio, eccetera eccetera. Questi players, che non sono niente più che degli operatori di varia natura e o tipo, vengono suddivisi in tre macro categorie: speculatori, borsisti di ogni genere, utente finale, qualunque sia il suo spessore, che vuole trarre profitto dalle proprie operazioni, qualunque sia l'orizzonte temporale e la grandezza di questa. Allora, lo speculatore, no, è quello che compra per il mero guadagno, ok, per farci del guadagno sulle fluttuazioni di prezzo. Lo speculatore è quello che compra e vende sul mercato e non ha nessun altro compito, non ha nessun altro, non ricopre alcun altro ruolo se non quello di andare a comprare e vendere. Emittenti, coloro che emettono ed o immettono sui mercati contratti e o strumenti finanziari di qualunque tipo o natura. Allora, l'emittente è una figura un pochettino più particolare. Perché? Perché l'emittente, per esempio, per chi ha visto quei certificati che vendono in banca le vecchie, che vengono emessi ed immessi, perché sono due cose completamente diverse, sul mercato da parte di una determinata banca, ok, come, vabbè, ci sono certificati airbag che vanno abbastanza di moda oggigiorno, e posso li fa, per esempio, Unicredit, Vontobel, Leonteg, comunque, diciamo, delle banche vere e proprie, che possono sia emetterlo, quindi creare loro questa sorta di prodotto finanziario, e in più lo possono immettere, quindi andare a creare fisicamente un mercato, ok, per quel tipo di prodotto. Beh, ad esempio, concludo, abbiate pazienza, intermediario, si definisce intermediario finanziario chiunque faciliti scambi ed operazioni in qualche modo. In qualunque modo, pardon. Ecco. Torniamo un attimo indietro. Gli emittenti, per esempio, se io, vengo quotato, no? La mia società viene quotata, mi danno un ticker, mi danno una piazza su cui vengo scambiato,
il mio contratto finanziario viene emesso ed immesso sul mercato da parte di quella borsa, che può essere, non so, New York Stock Exchange, Nasdaq e quant'altro. La borsa di Milano, per intenderci. Intermediari, invece, per esempio, è il broker, che facilita gli scambi. Come fa a facilitare gli scambi il broker? Aggrega, no? Grandi gruppi di ordini o i market maker. Adesso ci arriviamo, lo so che aspettavate questo momento per market maker, che magari aggregano o prendono grandi ordini per poi andare a facilitare gli scambi tra il cliente finale, quindi lo speculatore che vuole operare, però altrimenti ci sarebbero tanti gap di liquidità, okay? Ci sarebbero tanti buchi e le quotazioni salterebbero troppo di prezzo. Allora, per riempire e rendere, come si dice, più profondo il mercato, possono facilitare anche semplicemente comprandoli, aggregandoli, eccetera, eccetera, eccetera. Prestate attenzione, alcune società o entità possono appartenere a due distinte categorie di operatori allo stesso tempo. E qui arriviamo al market maker. Allora, market maker è una figura un pochettino che secondo me è stata demonizzata fin troppo. Cosa fa il vero market maker? Allora, il vero market maker, lo dice la parola stessa, crea il mercato. Che cosa vuol dire? Io sono un cliente grosso. Esempio, no, non io, parto con l'esempio. Questo pallino qua, anzi, questo cuoricino, sono io e sono un cliente abbastanza grosso. Io ho 100 milioni da investire. Ovviamente è difficile che ci siano 100 milioni di euro di contratti pronti a farmi da controparte. Allora cosa faccio? Vado dal market maker, il market maker mi prende un pochettino la controparte e poi lui questa controparte che mi ha preso se la va a smaltire, tra virgolette, su vari scaglioni di prezzo. Ok? Infatti ci sono due tecniche antichissime che si chiamano spoofing ed absorption, cioè spazzolare e assorbire, che per esempio quando il prezzo scende tanto e trova una base, vuol dire che lì c'è assorbimento, vuol dire che lì c'è un market maker che assorbe, ok, tutti i contratti che qui stanno vendendo. Lui se li assorbe tutti e fa la panciata di contratti, oppure spoofing, cioè sarebbe quasi spaventare, no? Perché quando arriva e tutti stanno comprando, 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 lui prende la controparte di questi long e ne prende molto di più, in modo che il prezzo comunque non passi quella determinata soglia. Il market maker può nutrire degli interessi, sì, può essere. Ovviamente ci sono delle leggi severissime che regolamentano sulla stragrande maggioranza dei mercati la manipolazione del prezzo. E lo scorso anno, 2 anni fa, pardon, ormai sono già passati 2 anni, sono state multate per 5 miliardi a testa 8 banche d'affari europee, tra cui Deutsche Bank e Credit Suisse, per via di un cartello sul mercato del Forex. Quindi sì, ci sono delle leggi che impediscono che questo sia troppo eccessivo, ma quando necessario, al fine di facilitare gli scambi, okay, il market maker può fare questo. Il market maker è quello che prende la controparte dei vostri ordini, sostanzialmente. E se tu sei un cliente molto grosso, il market maker ti viene molto comodo, perché magari se tu hai 100 milioni da investire, non ci sono tutti quei milioni di euro di contratti da farti la controparte, un po' te la fa lui e un po' ti va a smezzare su vari livelli di prezzo il prezzo in cui entri. Quindi il market maker, il fatto che prenda la controparte con i CFD, e qui arriviamo a perché può essere così diabolico con i CFD. Il market maker, quando arriva il CFD, come abbiamo già detto la scorsa lezione, che il CFD non ha un benchmark preciso, che quindi il broker CFD può quotarti quello che vuole, sì, sa dove sei posizionato e sì, può muoverti, essendo blandamente regolamentato come mercato, sì, può andare a stopparti e può andare a farti molto male. Perché se il CFD, per esempio, l'indice del Dow Jones quota 100, esempio bananissima, e i CFD possono discostare un po', tutti i CFD sul Dow Jones, il market maker magari può farti una sparata di 30 punti, andarti a stoppare tutto e riallineare il pezzo con il benchmark di riferimento, perché il CFD prende e segue il benchmark di riferimento, ma non deve essere un benchmark, cioè non deve essere, può non essere un benchmark fisico, può essere, diciamo, allora passatemi il termine, il francesismo, perché così sono sicuro che tutti hanno capito, chiaramente con i CFD ti può
venire, può essere quotato quel cazzo che si vuole, e in mezzo a quel cazzo che si vuole il market maker può farci veramente tante porcate. Sui CFD, sul mercato dei futures, dei titoli, eccetera, eccetera, i market maker sono essenziali per garantire la fluidità delle transazioni, e ci sono delle severissime leggi che regolamentano la manipolazione dei prezzi. Quindi non è che per andare a stoppare voi sul mercato dei titoli fisico vanno a muovere il titolo, che ne so, $30. No, quello non succede. Detto questo, faccio un ultimo esempio. Sempre alcune società e entità possono appartenere a due distinte categorie di operatori, come per esempio dicevamo che il market maker è sia intermediario che speculatore. Ci possono essere anche emittenti che fanno da intermediari, ok? Ci possono essere, essere combinate queste diverse figure. È giusto precisare che per ogni mercato ci sono svariati operatori e tantissimi players diversi, sia di dimensioni che di tipo e natura, ok? Per citarne solamente alcuni, troviamo semplici e grandi speculatori, quindi gente che arriva lì per fare soldi, banche commerciali, quindi banche che devono coprire il rischio di cambio della fluttuazione dei tassi nel momento in cui vanno a proporre prestiti ad aziende o a privati di grandi dimensioni, banche d'affari, quindi banche che effettivamente vengono anche definite private, molte sono private, perché investono comunque i loro soldi tendenzialmente, se no affari investono anche quelli del pubblico esterno, e appunto sono degli speculatori che però hanno un pochettino, diciamo che la banca fa il market maker, può fare il market maker la banca, e quando lo fa deve andare a coprire, ok, sul mercato, se si ritrova dei clienti che gli hanno aperto tante posizioni su un determinato future, per esempio, deve andare a coprire quei future, ok, per essere fra virgolette a rischio zero, essendo che prima ha preso la controparte gli ordini dei propri clienti, ok. Banche centrali, per esempio, banche centrali sono più emittenti che intermediari, no? La banca centrale stampa moneta e la mette sul mercato, ok? E non è tanto un intermediario, è più un emittente. Fondi di investimento, quindi per intenderci, fondi di investimento sono grandi e piccoli speculatori messi assieme che si fanno man forte. Attività commerciali, come per esempio attività ma raffinerie e aziende petrolifere che, per esempio, durante una produzione di un anno brutto, okay, di produzione sul petrolio, possono voler andare a coprire, e adesso ci arriviamo tra poco, i propri profitti o le proprie perdite sul mercato, quindi andare ad operare sul mercato per coprire il rischio di perdita o massimizzare il profitto della propria attività commerciale, ok? Del periodo della propria attività commerciale. Come in ogni cosa, le risposte migliori arrivano dalle domande migliori. Ecco, non si può pretendere di sapere chi sta entrando dove. È un po' utopico, no? Sarebbe veramente molto molto difficile. E bisogna semplicemente farsi tante domande. Cioè, perché il prezzo è finito qua? Perché c'è finito così in fretta? C'è una qualche news? Quanto tempo può durare ancora? No? Diciamo che i trader, specialmente quelli di pancia, quindi quelli discrezionali, e ce ne sono di forti. Sì, il guru di fiducia diranno di no, ma ce ne sono di forti. Si fanno solamente tante domande e tanta esperienza, ovviamente. Prima di approcciare un qualsiasi mercato, è giusto porsi una serie di domande che sia quanto più lunga possibile. Esempio. Voglio operare sul petrolio, ok? Chi opera su questo strumento? Perché? Bene, ci sono gli speculatori, ci sono le attività commerciali, ci sono... se avete mai lavorato per, la trading desk di una qualche azienda petrolio, qualche società petrolifera, specialmente cosa fanno in particolare i petrolieri? Fissano un prezzo? No, che loro hanno un prezzo di produzione, prezzo di estrazione, il numero di vendite eccetera eccetera, e poi dicono ok, per coprire, hanno un team di analisti super più, e dicono ok, abbiamo deciso che bisogna comprare il petrolio avendo una media di carico per esempio sui $65 a barile. Allora fanno lì alla trading desk e gli operatori della trading desk della società petrolifera vanno ad operare, ok, in base alle istruzioni che gli vengono date. Quindi sì, per esempio, quella lì è un'attività commerciale che opera sui mercati finanziari,
ok? Quindi chi opera su questo strumento? Ovviamente più uno strumento è accessibile, diciamo, è utile anche appunto per i commerciali, e più ovviamente viene preso di mira, fra virgolette, da tutti, no? Che interessi possono avere a speculare su questo strumento? Come ho detto prima, coprire le perdite, massimizzare i profitti, semplicemente avere una fornitura di valuta estera, come per esempio sul mercato del Forex, eccetera, eccetera. Che tipo di società sono più propense a speculare? Quali sono più propense ad operazioni commerciali? Ecco, che tipo di società può essere più propensa a speculare sul petrolio e quale più propensa ad un'operazione commerciale? Beh, l'operazione commerciale, come già detto, è la raffineria petrolifera e le società petrolifere, mentre quelle a speculare sostanzialmente magari qualche holding, qualche banca d'affari, così. Non penso che i banchieri se ne facciano molto di barili di petrolio. Ok? La lista delle domande andrebbe avanti all'infinito, ma lascio il resto delle domande alla vostra creatività. Lascio la vostra creatività, chiaramente, perché sennò stiamo qui tutto il giorno. Detto questo, infine, vorrei fare qui con voi una breve introduzione alle figure dei commerciali che operano sui mercati degli speculatori. Allora, commerciale e speculatore sono come lo yin e lo yang. Senza gli uni, gli altri non esisterebbero. I commerciali creano un mercato per gli speculatori, perché se non ci fosse il petrolio, tu non puoi speculare sul petrolio. Mentre gli speculatori danno indizi ai commerciali su quale direzione far prendere le proprie attività. Hanno un feedback molto... diciamo che gli speculatori lanciano qualche campanello d'allarme ai commerciali. I commerciali ovviamente svolgono, secondo me, il ruolo più importante, ok? Però comunque gli speculatori danno dei veri e propri indizi o dei veri e propri, come dire... dei veri e propri suggerimenti, ecco, più che indizi. Ogni mercato ha entità sia di speculatori che di commerciali differenti, e questo succede ovviamente perché la natura, no? Basti pensare ad una valuta piuttosto che appunto i barili di petrolio, piuttosto che ai sacchi di germogli di soia, eccetera, eccetera. Volendo generalizzare un pochino, possiamo definire come operatori commerciali chiunque operi sui mercati finanziari con il fine di massimizzare i profitti e o limitare le perdite delle proprie attività commerciali. Questa qui, diciamo che è la definizione, come la chiamo io, wikipediana. La definizione scritta, no? Scritta in due righe di quello che è molto freddo, molto distaccato. D'altro canto, possiamo definire gli speculatori come qualunque individuo o società che opera sui mercati finanziari con il solo fine di lucrare dalle fluttuazioni e oscillazioni dei prezzi degli asset sui quali sta operando. Niente di meno, niente di più. Bene, per questa lezione è tutto, vi ringrazio per essere rimasti con me fino a qua, spero di essere stato abbastanza esaustivo, ma potete anche scrivermi sui commenti qualche insulto nel caso in cui non lo sono stato, e questa lezione secondo me è molto bella, mi è piaciuta molto farla perché ci sono tantissimi modi e tantissime persone che operano in borsa e penso che sia una cosa bellissima, perché è proprio quello che trovo di più affascinante del mercato stesso. Ok, grazie a tutti per la vostra attenzione e ci rivediamo con la prossima lezione. Ok, ridò la parola a Manuel, ciao. Eccoci tornati qui, quindi veramente interessante la lezione, perché come al solito molte volte chi si approccia ai mercati guarda solo ed esclusivamente il grafico, ma non guarda cosa c'è dietro, soprattutto chi e perché ci sono determinati movimenti, come vengono causati, eccetera. Facevi l'esempio del petrolio e il crash che c'è stato l'anno scorso, i future ad esempio è stato dettato proprio dai commerciali che non avevano più interesse a comprare petrolio alla scadenza di aprile, se non sbaglio. Così, e quello è stato proprio poi chiaramente da lì i commerciali che non sono più entrati ad acquistare sono arrivati gli speculatori a fare a compiere la frittata totale. Penso che sia proprio quello un esempio chiaro di come è un bellissimo esempio che hai portato avanti. C'è stato un momento in cui i commerciali non volevano più fisicamente il delivery del petrolio, perché sui future quando scade la consegna fisica al barile proprio. C'è una consegna fisica. Dove metterlo sui magazzini in Texas, erano completamente più sui magazzini, esattamente, finito lo spazio hanno detto non lo vogliamo più. Sono arrivati gli speculatori, hanno dato un indizio molto chiaro, come dicevo prima, se non lo volete più, ve lo buttiamo sotto zero. Perché effettivamente lì, ovviamente, il valore era completamente distorto, basta guardare dove è arrivato adesso. Esatto. Ti pagavano per prendere il barile, qui è una cosa diversa. Però sì, è un bellissimo esempio.
Quindi per questa volta è tutto, ci ritroviamo con settimana prossima, col quarto appuntamento, con Ordini e Candele, dove andiamo, cominciamo a entrare un pochino nel dettaglio grafico, che sappiamo che alla fine è la ciccia dove molti andranno velocemente questi video, ma guardateli con calma perché devono essere assimilati, a parere mio. Però già settimana prossima andiamo un pochino più sull'operativo, più sul grafico, ecco, e vedere un attimino le varie cose. Grazie mille ancora Andrea per questo appuntamento. Quindi grazie, ci vediamo a te. Settimana prossima. Assolutamente. Ciao. Perfetto. A tutti e grazie per l'attenzione. A presto, alla prossima. Ciao.